Tappa a Montefalco per il Festival del Sol, il primo evento diffuso del cammino in Umbria, che da marzo sta accompagnando turisti e cittadini alla scoperta lenta delle bellezze naturali e delle attrazioni culturali dei paesi che compongono l'Unione dei Comuni delle Terre dell'Olio e del Sagrantino. Dalla piazza centrale di questo borgo arroccato, riconosciuto tra i più belli d'Italia, si sono così sviluppate varie iniziative organizzate da Natural Slow Life dedicate a bambini e adulti. Oggi è la giornata dedicata ai più piccoli, proprio per far scoprire loro le bellezze di questo territorio attraverso dei racconti un po' fantastici, passando per le leggende che contraddistinguono la nostra terra, con Federico II che è stato nella nostra città, ha cambiato il nome da Coccorone a Montefalco, quindi anche qui desteremo tantissima curiosità nei più piccoli, e poi ci sarà appunto la camminata dedicata ai più grandi, alla scoperta di un territorio pieno di bellezze, perché in questo momento la natura è nella piena esplosione dei suoi colori e quindi i vigneti sono verdissimi, gli oliveti sono in fiore e quindi è un paesaggio da scoprire, da vedere. Una bella occasione, insomma, per chi ha potuto partecipare a questa camminata sulle tracce di San Francesco, su un percorso ad anello dentro e fuori le mura del borgo, che ha permesso di scoprire punti particolarmente suggestivi e carichi di storia. La leggenda narra che San Francesco venne a Montefalco per lavarsi gli occhi, aveva una malattia, appunto in una fontana, e quindi la leggenda narra questo. Passeremo alla fontana e appunto nella collina e negli uliveti, ma soprattutto nei vigneti, per cui Montefalco appunto è famosa. Particolarmente formativa poi l'esperienza dedicata ai bambini. Grazie al Kids Urban Trek, intitolato Sulle tracce di Federico II, i giovanissimi partecipanti, guidati dalla bravissima e simpatica Monia Pelafiocche, hanno avuto l'opportunità di imparare tantissime cose divertendosi. Armati di mappa, come in una vera e propria caccia al tesoro, hanno scoperto la storia di Montefalco e di Federico II, hanno colto dettagli e particolari artistici, visitato luoghi poco conosciuti, disegnato, ammirato paesaggi, assaggiato prodotti tipici e fatto conoscenza con gli anziani del borgo. Hanno infine riso a crepapelle grazie allo spettacolo in piazza dell'artista di strada Dois Berto. Un evento appunto aperto a tutti, è stato voluto proprio come un evento aperto a tutti, e proprio per questo quindi le attività che si fanno sono molteplici, appunto dal disegnare all'osservare, al camminare, all'immergersi nella natura, soprattutto poi in questo periodo dove la natura regala tantissimi panorami e tantissimi anche profumi proprio di questo periodo. Sono attività di vario tipo e di vario genere che coinvolgono il corpo e la mente.